Alessandro, si comincia il 2016 con un bel successo, anche se non è stata così facile la partita. No, assolutamente. Sinceramente non è stata la nostra miglior partita. Venivamo da una sosta molto lunga, quindi poi riniziare non è mai facile, però sicuramente per le potenzialità che abbiamo potevamo fare meglio. È andata comunque bene, ci teniamo il risultato e lavoriamo per le prestazioni prossime. Qualche problemino nel primo tempo, soprattutto poi nella ripresa mi sembra che la PR abbia preso comunque il sopravvento. Sì, beh, dal mio modo di vedere, un po' in generale, tutta la partita non è stata alla nostra altezza. Le soffriamo un po' all'inizio delle partite, ci stiamo lavorando, speriamo bene che riusciamo a levarci questi piccoli difetti. Dopo questa partita, che cosa ti aspetti da questo 2016 e soprattutto quali sono gli obiettivi della squadra? Ma guarda, noi ci riteniamo una buona squadra. Ce la vogliamo provare a giocare, poi. Diciamo, non lo so, vorremmo provarci, però ci sono altre squadre competitive e vediamo se saremo all'altezza. Vittoria doveva essere vittoria stata, anche se qualche problemino durante l'arco della partita c'è stato, soprattutto nel primo tempo. Sì, ci sono stati più di qualcuno dei problemi, a dire la verità, e che poi abbiamo avuto anche al secondo tempo in alcuni momenti, anche se il secondo tempo è stato più, diciamo, è stato giocato in maniera più volitiva da parte nostra. Volevamo fare il risultato, come hai detto giustamente tu, e ci abbiamo provato in tutte le maniere. Però devo dire che sino adesso questa è stata la peggiore prestazione che abbiamo offerto sia in casa che fuori. Il mese di pausa può aver influito? Beh, io suppongo di sì, anche se ovviamente non ne possiamo essere certi, anche perché noi in questo mese abbiamo giocato molto, abbiamo giocato anche contro squadre di ottimo livello. Certo, un discorso è la partita di campionato, la sua carica e la dose di agonismo è un conto alla partita amichevole, ma ripeto, mi ha sorpreso anche a me perché la prestazione di stasera, perché pensavo onestamente che sarebbe andata meglio, ma soprattutto da un punto di vista della concentrazione. Ci sono state delle novità in campo, Lorello molto bene direi nella prima partita. Lorello è stato probabilmente il migliore in campo per noi. Questo mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere perché comunque è un ragazzo che da quando è arrivato con noi, quindi da metà dicembre, ha sempre lavorato con tanto tanto impegno, tanta voglia. E questo io personalmente lo apprezzo moltissimo da un mio giocatore. Ma anche gli altri, devo dire, non è mancato l'impegno, non è mancata la voglia, è mancata forse un po' di concentrazione, che è un difetto che noi ci portiamo dietro dall'inizio del campionato, soprattutto nelle fasi iniziali della partita. Sicuramente la prossima settimana vuole dire una PR diversa. Assolutamente sì, anche perché la prossima settimana andiamo a giocare contro una squadra che sulla carta è molto forte, in classifica siamo appaiati, io credo ci proceda di un punto, adesso non so esattamente com'è la situazione. Quindi sarà una partita molto importante e dovremo affrontarla con una concentrazione e una testa decisamente diversi, altrimenti non so come andrebbe a finire. Sconfitta oggi ad Aprilia, però un Gladispor che ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel primo tempo. Diciamo male se diciamo che il Gladispor non meritava di perdere questa gara. Oddio, abbiamo fatto una prova prova, nel senso che comunque sia siamo cresciuti tanto. Fatto un inizio anno un po' burrascoso, però stiamo, diciamo, mettendo un punto fermo su ciò che vogliamo nel campionato, ovvero cercare comunque sia di salire e salvare ciò che è salvabile, diciamo. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, loro sono molto forti, una bella squadra, messi bene in campo, l'abbiamo sofferta, però comunque sì abbiamo fatto vedere qualcosa, anche non giocando molto bene. Nel primo tempo abbiamo visto delle buone cose da parte vostra, forse avete pagato nella ripresa qualche errore di troppo che hanno portato poi ai gol della PR. Beh, un paio anche io, sono il portiere, vabbè, comunque sia. Sì, è vero, diciamo che dopo il primo tempo siamo entrati in campo un po' meno con la testa del primo tempo e perciò abbiamo un po' subito questi scotti, diciamo, no? Cerchiamo insomma di durante la settimana di recuperare sotto questo punto di vista. Questo 2016, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è far vedere a tutti che la Gladisport può fare bene in questo campionato.